Introduciamo il secondo grande tema, tra quelli di civiltà digitale, la democrazia, sempre digitale. Dichiarazione dei redditi, rinnovo della patente, cambio di residenza. In moltissime occasioni dobbiamo fornire i nostri dati e rifornire i nostri dati alla pubblica amministrazione. E se invece dovessimo farlo una volta sola, secondo il principio once only, tanto caro alla blockchain? Il potenziale dei sistemi informatici consentirebbe questo e molto altro alle democrazie e ai governi di tutto il pianeta. Ad esempio, la blockchain potrebbe ridurre costi e tempistiche di tutta la burocrazia. Gli algoritmi potrebbero aiutarci a creare modelli di previsione per i cambiamenti climatici in modo da prevenirli o da prepararci in tempo. E i sistemi di ADM, Automated Decision Making, ovvero sistemi di decisione automatizzata, potrebbero aiutarci a garantire più in fretta risposte su mutui, assicurazioni o addirittura terapie sanitarie personalizzate. Si tratta di un futuro molto lontano a livello di immaginario, ma che in realtà è molto vicino ed è già in atto in alcuni casi, e solleva diversi interrogativi. Ad esempio, possiamo permetterci i costi ecologici di un sistema digitale sempre interconnesso e sempre attivo? Poi, vogliamo veramente affidare la valutazione di mutui, assicurazioni e terapie mediche, a un algoritmo invece che a dei professionisti umani? E in generale, pagheremo un prezzo equo a livello di privacy dei dati, a livello di libertà personale, per avere questi sistemi che dovrebbero in teoria migliorarci la vita, ma che non sappiamo ancora bene che effetto possono avere. Possiamo riassumere tutti questi quesiti in uno più semplice. O in realtà molto più complesso. Saremo noi a usare le tecnologie per aiutare la democrazia o sarà la democrazia ad essere plasmata dalle tecnologie del futuro? Se anche tu ti fai queste domande o domande simili sul futuro della democrazia e del suo rapporto con il digitale, vai su civiltadigitale.com, dove trovi articoli, approfondimenti e in futuro tanto altro sul rapporto che lega questi aspetti del nostro vivere e come possiamo consapevolmente farne parte e cercare di migliorarli assieme.